Dai, un pochino più stretta. Benvenuti in questa nuova pausa caffè. Mi avete chiesto in tanti di farvi vedere il progetto che utilizzo per montare pausa caffè. Quindi oggi vedremo il progetto di pausa caffè contenente i video di pausa caffè. Ma prima... Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci. Allora, cari ragazzuoli, mi avete fatto questa richiesta, io la accolgo molto volentieri. Vado un attimo a sistemare OBS perché non l'ho fatto prima come un broccolo. Questo è il mio mega progetto di pausa caffè. È un progetto enorme, tra l'altro l'altro giorno l'ho pulito perché lo pulisco spesso. Quando, ogni volta che arrivo a 24 ore di timeline pulisco, anche perché più di quello non si può, il massimo è 24 ore. Adesso starò poco, credo, cioè non lo so, sto a 7 ore di roba. Praticamente perché ho... Questo un lavoro su un unico progetto, perché molti mi diranno: no, ma è sbagliato, perché lavori su un unico progetto? Perché lavoro su un unico progetto? Perché ho la insomma, per diversi fattori in realtà. Il primo è che prendo, copio e incollo, per esempio, la sigla. Questa, per esempio, è la sigla, quindi io quando devo attaccare la sigla, che dico: ma prima. E parte la sigla. Come vedete, io qui ho delle sequenze modificate che ho creato con all'interno le voci. Quindi prendo l'intro e la stessa cosa faccio per l'outro. Come vedete, stessa cosa l'outro. Qui sotto c'è un clap che mi lancia la sigla finale. E queste sono cose che io copio e incollo ogni volta all'interno del progetto. Ma la cosa veramente, veramente importante, innanzitutto poi qualsiasi altra cosa mi serve, quindi devo prendere una clippettina, torno indietro, prendo la clip e vado avanti. Un'altra cosa molto importante, e quindi è legata un po' alla formattizzazione di quello che faccio, perché Pausa Caffè è un format a tutti gli effetti. Se non sapete che cos'è un format, beh, Tripler fa prevalentemente format, quindi... Magari ne avete già sentito parlare, o se andate sul nostro sito ve ne renderete conto. Rendere format un prodotto del genere significa renderlo moltiplicabile per X volte. In questo caso, infatti, il mio video è replicabile X volte perché ho sempre la stessa sigla, sia iniziale che finale. Ho sempre una presentazione tipo: ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova Pausa Caffè e bla bla bla. Non è invece formattizzata la durata. Lì non mi sono dato limiti, quindi magari un video dura 3 minuti, magari un video dura 20 minuti. Che cos'altro ho fatto per rendere... tra l'altro ho sputato. Che cos'altro ho fatto per rendere questa timeline così efficace? Guardate che cosa succede all'audio. Lo abbasso al secondo livello, vado in play. Livello di difficoltà probabilmente Molto basso, molto chiuso, molto cupo. Lo sposto sul primo livello. Guardate che succede se lo sposto sul primo livello. difficile era il momento di Molto slider più aperto, e un audio più pulito. Come è stata fatta questa cosa? Ve lo faccio vedere perché è molto più semplice di quello che si pensa. Guardate qua, io all'interno del mixer ho fatto delle lavorazioni, compressore multibanda, un leggero riverbero, l'equalizzazione magari sul secondo canale. Questo mi permette di avere sempre l'audio pronto. Basta prenderlo, buttarlo in timeline. Ed il gioco è fatto. Ovviamente questo non potete farlo su tutti i progetti, però se partite con un progetto vuoto e lo chiamate progetto pulito e ogni volta aprite quel progetto con all'interno magari già un'equalizzazione, magari sull'ultimo canale che è il master, e quindi sul principale andate a fare già un'equalizzazione che sapete che può funzionare, è tutto tempo risparmiato.
E come sapete, in questo lavoro più tempo risparmi. Aspetta che andiamo a riaccendere qua la luce, perché sennò più tempo risparmi, più tempo guadagni. Più tempo guadagni, più soldi te metti in tasca. Capito? È tutto semplice. È solo questione di organizzazione. Io mi sono organizzato così, riesco ad essere veloce ed efficace quando monto un video, soprattutto non esco mai dal mio progetto, quindi riesco a gestire il tutto all'interno di questo progetto. La color, stessa cosa. Una volta che ho creato la mia color, cioè questa, e ve la faccio vedere, vi spengo e accendo velocemente il livello, guardate, sarà sempre la stessa. Ovvio, so benissimo che magari in alcune condizioni di luce quella color andrà leggermente modificata. Ma leggermente. Chiaro? Ottimizzare, risparmiare, guadagnare di più. Vale per questa cosa come per qualsiasi altro progetto nella vita. Spero sia stata una cosa che fa interessante. Se lo è stato, fatemelo sapere qua sotto. Iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete, commentate, fatemi sapere che ci siete. E ci vediamo alla prossima pausa caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci.